Se Eminenza ci tiene a iniziare con un segno di croce, volentieri lo facciamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo la prima donna. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Domenichelli, signor cardinale, che avevo
fatto una mezza promessa a padre Stefano, dico vediamo se sarà possibile, almeno un saluto, perché questa sera ci sono le premiazioni, perché sono tante, dell'Ecclesia, che è una cosa poderosa, circa 1000 atleti hanno partecipato per un mese a questa attività sportiva organizzata dal centro diocesano. Ecco, perciò sono così anche bardato, ecco, vorrei dedicarlo. E grazie, saluto i nostri ospiti, il professor Poscia, il signor sindaco, l'onorevole Marcello e tutti i nostri carissimi amici, per tutti. Bene, e dico soltanto che sicuramente il signor Cardinale ci aiuterà e ci farà comprendere come anche noi siamo candidati alla santità, veramente. Ci proviamo. Allora vi auguro un buon proseguo, io vi fermo laggiù e fino a mezz'ora posso parlare. Grazie a tutti voi, grazie alla Fraternità Francescana di Betania che mi ha coinvolto per la terza volta, due volte qui, una volta a Roma, e spero che perdano fiducia così non mi chiamano più. Ringrazio anche te, fratello Domenico, per questo passaggio e anche per l'amicizia che ci lega da tempo e anche per la bellezza che hai fatto gustare la Chiesa italiana non molto tempo fa, quando il Papa ha fatto visita a questa diocesi, nel ricordo di un vescovo che dobbiamo tutti imitare. Saluto tutti voi, saluto lei onorevole, il sindaco e naturalmente Filippo, se no poi mi manda la scomunica, non va bene. Io devo parlare di questa esortazione del Papa, Gaudete ed esultate, e per parlare di santità bisognerebbe essere santi. Io non lo sono ancora, domani non lo so, ma credo che come me parecchi di voi siamo sulla stessa linea. La mia sono una battuta. Allora io faccio prima qualche premessa, poi parlerò per piccoli flash, cercando di raccontare la trama di questa esortazione pontificia. Prima la voglio collocare in un ambito particolare, almeno secondo il modo di vedere. Questo Papa Francesco ci ha regalato quattro esortazioni, lettere, eccetera. Chiamiamole generalmente esortazioni. Che sono proprio che rispecchiano totalmente il suo pensiero, il suo animo, il suo stile. E queste quattro esortazioni che adesso ricorderò, a me sembra che presentino quattro grida dell'umanità, quattro urla dell'umanità. Ci ha fatto il dono delle Evangelii Gaudium, se ne è parlato tanto, no? Esortazione con la quale il Papa invita la Chiesa, soprattutto la Chiesa, ad ascoltare il grido dell'umanità, che ha bisogno della parola e della gioia, e non è più di parole e di pessimismo. Il grido, l'urlo dell'umanità. Possiamo dire che questa prima esortazione è un po' la spiritualità della missione. Poi una seconda esortazione, del quale tanto si è parlato, anche sul versante, fatemi dire questa parola, laico, anche se è una parola che non mi piace, perché questa è una parola ecclesiale, comunque per intenderci, ed è l'esortazione Laudato Si. Il Papa ha presentato il grido del creato che è di Dio
è dato come casa ai suoi figli, perché lo si custodisca, questo creato, lo si coltivi, lo si riconsegni migliorato. Il creato, già la parola fa riferimento a qualcuno che l'ha creato, quindi la parola creato ci dispensa da essere tentati di diventare padroni del mondo. E Papa Francesco ci ha ricordato che il creato è un luogo sacro e non un luogo di bivacchi distruttivi come stiamo facendo. Questa seconda esortazione la chiamerei l'esortazione della spiritualità ecologica. Mi piace anche dire della adorazione. L'umanità si è di mettere in uno stato di adorazione. Poi ha scritto un'altra esortazione, che ancora, caro fratello Domenico, non è entrata nell'orecchio di molti. Nell'orecchio e nel cuore di molti. Ed è Amoris Laetitia. Ha presentato il grido della famiglia, ferita per un verso, dimenticata per l'altro, non amata quasi da tutti. Nelle mie orecchie di vescovo, immagino anche le sue, giungono spesso le parole dei fidanzati: ma tutti ci dicono che ti sposi, perché ti sposi, chi te lo fa fare? E questi non sono solo i non credenti a dirlo, sono anche i battezzati. Amoris Laetitia, suggerimento di una spiritualità sponsale e familiare, la santità della casa. E infine questa esortazione, Gaudete et Exultate, dove io ci vedo qui il grido dell'anima. Il Papa ha raccolto il grido dell'anima, costretta, fatemi dire parole in libertà, spero che il vescovo mi perdoni, mi dia la soluzione, dell'anima, che in questo tempo, esclusi nei presenti, ma come cultura generale, risulta piuttosto anoressica. L'anima non mangia più, eppure il mangiare dell'anima costa niente. Un'anima che è soffocata dallo stile di vita che soddisfa il corpo, che però non dà armonia e gaudio alla persona. La nostra vocazione, carissimi, è di essere persone sinfoniche, armoniose, dove, diciamo così, tra virgolette, le due parti che ci costituiscono persone vivono in armonia. La bellezza del corpo, la bellezza dell'anima, la bellezza della persona. Allora in questa quarta esortazione, il grido dell'anima, e c'è l'invito a una spiritualità della vita tutta. Nel numero 25 della Gaudete et Exultate, il Papa usa un'espressione molto, molto bella, che almeno vorrei che noi, che ci diciamo e siamo cristiani, vivessimo. Dice il Papa: bisogna consegnarsi corpo e anima a Cristo. Corpo e anima a Cristo. E mi permetto di dire un'altra sottolineatura, prima di entrare un po' nel tema generale. C'è un capitolo, mi pare che sia il terzo, è il terzo, quando il Papa parla delle beatitudini, eccetera. Poi alla fine, ogni paragrafetto finisce così. Questa è santità. L'espressione che mi ha, non preoccupato, mi ha meravigliato, mi ha incoraggiato. Perché dietro questa espressione, questo è santità, cioè se ti comporti così è santità, mi ha riconsegnato, dico mi ha riconsegnato, perché così io percepisco, una
santità non da professionisti, ma la santità di popolo. Noi siamo abituati, giustamente, perché è così, perché sono anche dei segni, posso dire dei modelli, no? I grandi santi. Ma accanto a questi grandi santi, che io chiamo santi professionisti, perché religiosi, perché vescovi, perché monaci, no? C'è anche la santità del popolo, cioè la mia e la vostra. Quella che possiamo chiamare la santità della ferialità. La santità della propria vocazione. Io non potrò mai aspirare a essere santo come uno sposo. Non so, non ho né la sposa né i figli. Non ho questa vocazione. Quindi la santità nella ferialità della propria vocazione. Questa esortazione del Papa è una specie, così la penso, è una specie di restituzione della santità a tutti. Una memoria, come posso dire, una memoria rivolta a tutti perché tutti rispondono a questa vocazione, di cui più avanti parlerò. Vorrei che questo, seconda nota, secondo osservazione che ho fatto, mi restasse. Mi piacerebbe che andassimo via stasera dicendo: ho capito che devo diventare santo. Perché, figlioli, senza santità ci siamo rovinati tutti da soli. La vita non avrebbe senso. Che vuol dire stare qua? Alla fine finisce tutto e non ti porti via nulla. Che hai fatto qua? Invece la santità, che è un modo di stare da cristiano nella storia con la tua vocazione, come dire, diventa un impegno, diventa una necessità, diventa una pienezza di vita. Voglio farvi un'altra osservazione cattiva, ma la faccio mica a voi, la faccio anche a me, e anche a Domenico la faccio. Viviamo in un tempo strano, un tempo molto strano. Tutti si dicono cristiani, non c'è ne uno che non è, che incontri e non dice: ma io sono migliore degli altri. Ma state zitto, tanto pensa a me. Pensa a te, ma nel senso buono, non ti paragonare a nessuno. Ebbene, questa cosa mi fa prendere in mano gli Atti degli Apostoli, mi fa ricordare qualcosa che lì c'è scritto e mi fa fare una conclusione che vi affido, conclusione cattiva che dico anche a me stesso. Paolo va ad Atene, capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, parla e tutti sono interessati ad ascoltare, ascoltano. Poi lo portano all'Areopago e qualcuno dice: ma che cosa ha da dire questo ciarlatano? E Paolo prende l'occasione da quello che è scritto, che c'è un tempio dedicato al cosiddetto Dio ignoto. E Paolo non vede l'ora, prende questa cosa come occasione per cominciare a parlare e dice: ah, ho visto che voi siete bravi, avete fatto un tempio, io adesso, se permettete, ve lo annuncio. E comincia a raccontare di Gesù Cristo fino ad arrivare al punto che muore poi e risorge. Allora questi grandi sapienti cosa dicono? Va bene, non dicono parola ciarlatano, come ho detto prima, va bene, di questo ti ascolteremo un'altra volta. Come erano gli ateniesi? Diciamo così, erano religiosi, timorati di Dio, a Dio ignoto, ma non erano credenti. Ecco la cattiveria che dico a me stesso, a voi carissimi: noi rischiamo di essere religiosi non credenti, e questo non credenti non è un giudizio su, io non ho il diritto di giudicare ognuno di voi, tu di pensare a me, perché dentro questa espressione che ho detto che è cattiva
c'è, come dire, lo srotolarsi della santità. Se io sono credente non posso non essere santo, punto. E non c'è bisogno che faccia penitenza tutti i giorni, che dorma come uno stilita su una colonna, non c'è bisogno. C'è bisogno che io faccia bene da credente, che incarni da credente le parole del Vangelo, cioè la parola che è Gesù Cristo. Un'altra osservazione. Mi piacerebbe fare una domanda. Si parla spesso di vita spirituale. Lo diciamo tutti, no? Che cos'è questa vita spirituale? Là dove c'è la parola vita, c'è la parola alimentazione, c'è la parola cura. Dico bene, Filippo? Ma se io dico vita spirituale, bisogna che questi atteggiamenti nei confronti della vita che meglio comprendiamo, alimentazione e cura, ci sia anche di qua. Allora a me piacerebbe, e questo è l'altro flash che mi lascio, che la vita spirituale noi la comprendessimo come una vera coltivazione di noi. La vita spirituale non è un privarsi di qualcosa, pure necessario, a questa privazione noi siamo stati abituati parecchio. Ne dico un peccato che ho fatto in seminario. Mi parlavano sempre, siamo diventati santi, allora invece di andare a giocare durante il tempo della ricreazione andavo in chiesa. Finiva il tempo della ricreazione, dovevo andare a studiare. No, non ero libero di testa, tutti i peccati che pensavo di non aver fatto venivano fuori tutti, non andavo a studiare, pensieri curiosi che ci abbiamo avuti tutti, come ce l'avete voi. Non siamo sempre da pensieri curiosi. Se invece di andare a pregare durante il tempo del divertimento, del relax, della partita di pallavolo, avessi fatto la partita, sarebbe stato diverso. Questa è la coltivazione, perché ogni nostro momento di vita deve essere una adorazione di Dio, una preghiera, che non è dire le Ave Maria o dire, cioè c'è il tempo anche di dirle, ma la vita come adorazione. E questa coltivazione ci fa liberi da ogni tentazione che rischia di appiattire, di farci appiattire tutto sul fare. Questa coltivazione ci libera anche da un'esistenza mediocre, lo dice il Papa all'inizio. Esistenza mediocre, annacquata, inconsistente, è terribile questa parola, una vita inconsistente. Ancora, un'altra premessa, questa pure mi piacerebbe che la ricordaste, la santità non ha bisogno di titoli di studio né di intellettualismi. Tu c'hai il titolo di studio, mettili pure sullo studio, dai. Filippo, quando ce l'hai attaccati su? Vai dai medici, dai dentisti, c'è tutta la parete, laureato, specializzato, fatto. È una cosa cattiva, simpatica, diciamo, questo è bravo. Ma per la santità non è necessario questa serie di titoli umani. Non c'è bisogno di intellettualismi. Mia nonna, che non sapeva scrivere, né tantomeno leggere, quando gli si diceva, si chiamava Ida, e in dialetto la chiamavano Idetta, che dici, domani facciamo questa cosa? Rispondeva sì, aggiungeva, se vuole dire. Se c'è il virtualismo, era una donna santa, si consegnava a quella che noi chiamiamo oggi con parole altisonanti, evangeliche pure, la volontà di Dio. Tutti la cerchiamo come Diogene, ma la dovevamo mai. Perché ognuno di noi ha la tentazione di piegare la volontà di Dio alla propria volontà. Ce l'hai creduto, Domenico.
cosa che sta nella esortazione. Al numero 177 il Papa dà anche il motivo per cui ha scritto questa roba qua. Dice perché tutta la Chiesa si dedichi, tutta la Chiesa, chi è tutta la Chiesa? Tutti. Perché tutta la Chiesa si dedichi a promuovere il desiderio della santità. Dice anche noi risuscitiamo il desiderio della santità. Piccolo suggerimento, si fa le prime comunioni, no? Le crisi, l'ordinazione sacerdotale. Però ti mando dei bigliettini, tanti auguri, no? Ti auguro di essere felice. Ce ne fosse uno che dice ti auguro di essere che sei santo, ma nessuno. Sano, bello, interessante, potente un po', anche un po' ricco, ma ce ne fosse uno che ti scrive ti auguro che tu sia sano. Onorevole, hai detto mai nessuno? Io non ce ne nessuno stasera. Adesso cominciamo con flash un pochettino più impegnativi, spero di riuscirci. Vorrei che cominciassimo a vedere la santità sotto due angolature. Una di queste la spiegherò più avanti in modo forse più ricco, ma intanto diciamo due angolature. La santità è un dono che Dio elargisce a tutti. E la santità è una vocazione, è una chiamata. Queste sono le due angolature di lettura della santità. La santità, figlioli, non è un optional, come era la macchina di Filippo. Tanti optional c'è nella sua macchina. Se anche se addormenta c'è quella che frena, se va a sbattere gli frena. La santità non è un optional. Santità è una necessità, è un dono, è una vocazione. Dove trova radice la santità? Domanda. Un sacramento, nel battesimo. Quel giorno, noi riceviamo questo dono, diventiamo santi, santificati, e riceviamo la chiamata a costruire giorno per giorno la santità. Vorrei sapere dai presenti qual è quel papà, quella mamma che ha detto al figlio appena capisce un po', Edoardo, mi raccomando, sii santo come papà. Posso aggiungere la cattiveria? Mi piacerebbe trovare un sacerdote, parroco, che al bambino della prima comunione dicesse Giovannina, Peppino, come si chiamano, lo so, sii santo come il tuo padre. E anche noi invece la stessa cosa. Cioè, noi dobbiamo veramente risuscitare, fatemi dire così, il senso del battesimo. Per farvi sorridere. Ero a Roma, in una clinica, tra l'altro, era il tempo in cui si facevano i battesimi, anche in questi luoghi di cura, nascevano tanti bambini e ne ho fatti diversi, celebrati diversi. Un giorno, in questa piccola cappellina, c'è un battesimo. Nei vari riti, dato che la fa un segno di croce qua, no? All'inizio, funzione, cade come l'altro. Allora, bisogna aprire qua un pochettino. Apre e vedo una catenina con la croce e un'altra catenina con mi fermo e dico che è sta roba? La nonna disse padre non si sa mai. Voi capite? Allora io dissi signore
facciamo così, o va via lui o vado via. Ma questo era 30 anni fa. La liturgia battesimale è la liturgia da un certo punto di vista principe, come posso dire? Perché apre la porta. Senza battesimo gli altri sacramenti non potremo riceverli. Il Concilio Vaticano II l'ha detto nella Lumen Gentium numero 11, leggo: muniti di salutari mezzi, di una tale abbondanza e di una tale grazia, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, ad una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Io stasera con voi scopro l'acqua calda, figliati. Scopriamo l'acqua calda. Tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore, ognuno per la sua via, ad una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Ricordo solo due frasi di Gesù: siate santi perché io sono santo. Qualche giorno fa ho fatto un articolo su Avvenire, ma non perché sia pubblicato su Avvenire, l'hanno pubblicato, va bene. È stata trovata una lettera del professore Enrico Medi, al quale io ho dato l'unzione degli infermi. Hai letto la lettera? Sì. Un giorno ha scritto una lettera ai preti dicendo: siate santi perché noi possiamo essere santi, perché noi possiamo salvarci. Gesù dice: siate santi perché io sono santo e sono venuto per questo. E ancora, frase che ci preoccupa un po': siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Come si fa? È impossibile arrivare a questa perfezione. Eppure Gesù ce lo dice, non perché si diventi come lui, ma ci si metta sulla strada, diciamo, della imitazione. Senza la santità, senza un cammino di santità, prima la dico in modo barbaro, così mi capite meglio, diventiamo tutti dei tromboni. Tutti. Per dire parole un pochettino più simpatiche, più belle, senza un cammino di santità il cristiano non può realizzare la propria missione e la propria storia terrena vera. Nella santità noi troviamo, come posso dire, il passepartout per il paradiso. Cioè esiste il passepartout, no? La Chiesa ci apre tutto, però questo bisogna che noi cominciamo a ripredicare queste cose. E poi Francesco ha fatto queste quattro esortazioni, perché su tutti e quattro questi campi siamo diventati puntini puntini. Al numero 110 manca altri passi. Un altro suggerimento: vivere sapendo dei mezzi per crescere la santità. I mezzi sono semplici. Intanto il progetto, la parola di Dio. Vogliamo fare un proposito tutti insieme? Poi, per farmi capire. Voi donne vi struccate la sera? Sì o no? Quanto tempo ci mettete? Dite la verità. E non dite poco. Concretizzate. Alle donne, ma anche agli uomini, qualche tempo se lo tolgono su. Quanto tempo? Su. Assessore. Non parla, perché ci rimetterete, capito? Poi dopo al mattino vi truccate, no? Come noi ci facciamo la barba, vedi? Si perde un po' di tempo. Io vedevo quando ero a Roma i semafori, li fermavano. Il semaforo, un minuto, vedi? Anche Don Cesare. Era truccato da me. Però, allora il proposito qual è? Perché il primo punto, figlioli,
bisogna conoscere il progetto. Io non mi posso fare santo sui miei personali principi. Ieri una ragazza mi ha detto, ma io ho i miei principi. Benissimo, ma se i miei sono diversi dai tuoi, che facciamo? Le collisioni? Per essere santi bisogna prendiamo la parola di Dio, questo è il primo punto. Allora, a proposito, cosa ci vorrebbe a casa? Alla sera, quando grazie a Dio ci si ritrova, si spera, si prende un Vangelo e si legge per un minuto. Cosa ci vorrebbe? Se sento dire, come dirò più avanti, beati i poveri di spirito, stasera, poi lo sento domani sera, qualcosa mi entrerà dentro la testa. La parola di Dio come progetto. I sacramenti e la vita, questa trasfusione. Ricordo il cardinale Angelini diceva che noi siamo tutti dei trasfusi. Dio ci fa la trasfusione di se stesso. È bello. Sacramenti. A volte questi bambini fanno la prima comunione, la seconda la fanno quando muoiono. Voi ridete, ma perché dovete ridere? La verità, spero che anche qua, le buie sono sante per la verità, ma tu vai in certe parrocchie, il giorno della prima comunione è pieno di bambini, domenica dopo non c'è più nessuno, perché alla stessa ora c'è la partita. Ci vogliamo mettere d'accordo? Certi fiori, se vogliono le serve o no, sì o no? La sanità, ci vuole la comunità, ci vuole l'ambiente. Se il bambino a casa sente sempre che il papà manda la mamma a quel paese o viceversa, e se il papà dice male sempre dell'altro, che impara questo bambino? Poi ci vuole una regola di vita. La regola di vita, cioè questo portare a unità la nostra persona. E da ultimo, che non è da ultimo, vivere sempre la presenza di Dio. Nella mia chiesa da bambino, da ragazzino, da giovane seminarista, sopra al presbiterio, in cima dell'arco, c'era un triangolo con un occhio dentro. Forse anche da queste parti, sotto c'era scritto Dio ti vede. È una frase che mi ha tormentato sempre, perché un ragazzo che pensa Dio mi vede, ma se mi vede anche quando vado al gabinetto ti vede anche là. No, voglio farvi capire che siamo passati da un'esagerazione che faceva tremare il cuore a una sentite più parlare di Dio in qualche trasmissione televisiva? No, perché si ha paura, come se Dio imprigionasse le coscienze, è l'unico che le libera. Se facciamo così è ovvio che la santità resta, anzi è l'unica carta d'identità che distingue il discepolo di Cristo. Perché la santità è una storia di fedeltà e di amore, questo è il punto. Siamo dentro una storia di infedeltà, siamo tutti infedeli.
Tutti lo siamo, perché siamo peccatori tutti. Un recente matrimonio con Benedetto ha parlato della fedeltà. L'80% delle coppie che stavano là c'erano il secondo e il terzo matrimonio, il terzo marito, la terza moglie. E dopo ti guardano male, fai come ti pare. Ricordatevi, l'amore o è fedele o non è. Ma questo non ve lo dico perché è mia parola, questo che sta dentro a me, lui è fedele. L'amore o è fedele o non è. E dobbiamo imparare, come posso dire, fare il salto di qualità, carissimi, da questo punto di vista. Perché questa fedeltà non è solo dell'amore sponsale, è dell'amore in se stesso. Se non riprendiamo questo, è inutile. Io devo stare attento, perché c'è l'onorevole Stadella, devo stare molto attento di parole. Ma non perché c'è paura di lui, perché devo stare attento. Però se nella trama sociale mettessimo tutti un pochettino più di amore, forse ci salveremo. L'altro, lo dirò più avanti, l'altro mi è utile, mi interessa. Noi non siamo stati creati, come dire, singolarmente sì, ma non tutti da soli. Dio ci ha creato come popolo. Figlioli, ripetiamo, noi cristiani abbiamo questo dovere, ma mica ce l'abbiamo un altro. Noi abbiamo questo dovere. Poi capiscono, non capiscono. Ma lui l'hanno messo in croce, ci metteranno in croce anche noi. Ma noi non dobbiamo far morire la verità. La verità non può morire per colpa nostra. La santità è storia di amore. San Giovanni, nella sua prima lettera, indica tre condizioni per la santità. Primo, rompere con il peccato. E ho, che mica fare. Perché non possiamo fare i peccati, li lo faccio e tanto lui perdona. E lo so, certo che perdona. Però non è mica un giochetto di palline qua. Tu devi cambiare vita. Due, osservare il comando della carità. Terzo, stare nello spirito della verità di Dio. Questi sono i tre elementi. Rompere con il peccato, essere, come posso dire, osservare profondamente il comando della carità, stare nello spirito della verità di Dio. E c'è un'espressione nella prima lettera di San Giovanni che è bellissima, ve la do, figlioli, poi fate come vi pare. Nell'amore non c'è timore. Nell'amore non c'è timore. Se io amo, non devo avere paura. Amo. Il Papa, come dire, annota alcune falsificazioni della santità, il capitolo secondo sarebbe, ne avete forse parlato. Però lo rispiego a modo mio. Falsificazione della santità che sono rivestite di sicurezza dottrinale o disciplinare, una specie di forma di elitarismo narcisista. Quanto sono bravo io, osservo tutte le regole. Papa Francesco ci lancia dei messaggi, ricordate, figlioli, i papi, come i padri e le madri, non devono piacere, bisogna amarli. E questo Papa, lo Spirito ce l'ha mandato perché alcune cose non le avevamo dimenticate. Per esempio, mi spiace che è andato via vescovo, ma c'ho anche la domanda. Generalmente siamo stati educati, alla domenica devi andare a messa, si dice così, è lavoro, questo è. Se non ci va, va a confessare il primo peccato, non so dove è messa la domenica. Va bene. Mica gli dico brava che non ci sei andato, bravo. Ma Francesco che ha detto? Se tu vai a messa, usiamo questa parola andare come nel teatro, tanto per capirci. Se tu vai a messa la domenica,
Ma una volta che esci dalla Chiesa, non vivi quello che hai ricevuto, che ci vai a fare? Allora, qualcuno dice, Papa Francesco ci ha detto di andare a messa. No, non ha detto l'altra roba. Ha detto di partecipare all'Eucaristia e di prendere questa Eucaristia e di incarnarla. Fatemi dire così, rotolarla. Perché il vero peccato non sta nelle cose che facciamo, il vero peccato sta nel non amore che c'è nelle cose che facciamo. Mi capite la differenza? Allora ci sono alcune falsificazioni, per esempio, io so tutto e spiego tutto, si elimina o non conta il mistero, ah, tutto spiegato, quasi quasi si riduce la libertà a Dio. Io ho fatto queste cose come facevano i farisei, faccio queste cose e tu mi devi premiare. Questo non è fede, questo è ricattare Dio, che non si fa ricattare. Quasi che esistessero i santi elitari e la massa migliore. E poi c'è l'opposto, che riassumo così, da tutto dall'intelligenza a tutto dalla volontà, il volontarismo. Questa noi ci hanno educato un po', l'educazione della volontà, no? Noi ci facevano, la volontà si educa se tu ripeti sempre gli stessi atti, buoni naturalmente, non è che devi educare a rubare con quel gruppo tutti i giorni, no? Scelgo un comportamento buono e a forza di ripeterlo, io, si dice, mi metto all'abito della virtù, no? Salvo poi dire che uno è peccatore, in vacanza intanto ci si va con lo spirito e poi pecca lo stesso. La santità non è né intellettualismo né volontarismo puro. Bisogna ricordare quello che fa parte della nostra fede, che la grazia di Dio, l'aiuto di Dio, supera la capacità dell'intelligenza e la forza della volontà. Questo è il numero 1998 del Catechismo della Chiesa Cattolica. La grazia supera la capacità dell'intelligenza e la forza della volontà. Dio ci invita a fare quello che possiamo e a chiedere quello che non possiamo. E allora qui c'è un altro suggerimento che mi do e vi do. Bisogna non dimenticare il prototipo. Mi spiego. La santità noi l'abbiamo conosciuta, il vero santo è Gesù Cristo, quello è il prototipo. Allora, se noi non dimentichiamo il prototipo, alla fine possiamo essere santi possibili e santi passabili. Se invece dimentichiamo il prototipo, si direbbe faccio quello che mi pare. Che ha detto Gesù nel Vangelo? Imparate da me, che sono mite ed umili di cuore. E poi vi do l'esempio perché anche voi così facciate. Occorre fare nella propria vocazione quanto Gesù ha fatto e detto. Occorre puntare su ciò che è decisivo ed essenziale nella vita cristiana e occorre allontanare la tentazione di ridurre l'orizzonte della santità e vivacchiare. Tutto questo lo possiamo riassumere con un'espressione: bisogna stare sotto l'azione dello Spirito. Abituiamoci tutti, compreso me, prima di fare una cosa seria, fermiamoci un attimo. Non facciamo il conto quanto mi costa, quanto ci guadagno. Pensiamoci un attimo, preghiamo lo Spirito Santo. Spirito Santo, io a volte ho poca fede in te, Spirito, ma tu illuminami. Mi metto sotto di te. Anche in certi luoghi, onore, anche in certi luoghi. Capito, figlio? In certi luoghi. Quello Spirito che non risulta nel battesimo. E il frutto dello Spirito è una vita vissuta nella gioia e nell'amore. Lo Spirito non ti suggerirà mai di dire a quello lì, il tuo nemico, accoltellalo.
un controllo sul greggio lo debito. Qui sta la santità, senza condizioni particolari, senza titoli accademici, senza schemi. Accogliere lo Spirito e capire lo Spirito è fare la volontà di Dio. E qui adesso, per farmi capire, dico un'altra cosa. Ci sono due espressioni teologiche, due frasi, due parole anzi teologiche, che noi possiamo, dobbiamo applicare a tutti noi. Le parole sono queste: configurato, conformato. Mi spiego. C'è un bambino che viene battezzato, non capisce nulla. C'è un ragazzo come me che all'età, sì, insomma, socialmente riconosciuto come adulti, che viene consacrato sacerdote. C'è quell'altro che magari più viene consacrato vescovo. C'è quei due che sposano. Cioè ogni sacramento ti configura a Cristo, soprattutto il battesimo, no? Tant'è che col battesimo si dice diventiamo sacerdoti, re, profeta. È inutile che spiego, se no ci vorrebbe fino a domenica. Questa configurazione è un regalo, è la grazia, si dice, che fa parte di quel sacramento. Quel sacramento ti configura a Cristo. Chi riceve il sacramento dell'ordine sacro configurato a Cristo, perché come Cristo è sacerdote e re, eccetera, eccetera. Sacerdote, vittima, inutile spiegare. Dall'essere configurato a Cristo, che è un regalo, bisogna riuscire a passare ad essere conformati. La parola conformata la capite? Cioè acquistare una forma che sia rispondente a quella di Cristo. Questo vale per tutti. Questo vale per tutti. Il dovere di amare il prossimo non è solo dei preti che lo dicono, è di tutti, anche dei non credenti, perché la parola di Dio prima di Gesù Cristo, c'è scritto anche questo, ama il prossimo tuo come te stesso, era per tutti. La seconda pure per tutti, ma dopo l'abbiamo privatizzata noi. La parola di Dio è per tutti. Allora, da questo punto di vista bisogna vedere, e il Papa che fa? Ecco l'altra stranezza, no? L'altra stranezza. Nell'Amoris Laetitia il Papa, per far capire agli sposi, l'amore non prende la lettera degli Efesini ai Galati, che spesso leggiamo durante le liturgie sponsali, ma prende l'inno della carità di Paolo ai Corinti. La carità è benigna, la carità è paziente, no? Qui che fa? Per spiegarci la santità, figlio, prende due pagine del Vangelo, due, che adesso io sommariamente dico di corsa. Prende Matteo 5, 3,12 e prende Matteo 25, 31,46. Se riscrivete, fate il primo proposito, ne leggiamo, ne leggete un minuto al giorno da adesso fino a quando non avete finito. E che cos'è Matteo 3,12? 5,3,12? Sapete cosa? Le beatitudini. Di tutti. Ma dice, ma come? A me le beatitudini? A me? Sì, sì, a me. Le beatitudini sono per tutti. E sono una strada di santità. Di cosa provo a dire qualche cosa? Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno di cielo. Che vuol dire per uno che lavora la terra, per uno che lavora all'ilva, per uno che fa il prete? Che vuol dire questo? Che vuol dire essere poveri in spirito? Che vuol dire? Finalmente io ve la metto così. I liberi, per capire la santità bisogna essere liberi. Siamo tutti schiavi. Io mi guardate male, lo ripeto, siamo tutti schiavi. Siamo capaci di menarci perché la macchina si è sbozzata in un parcheggio.
siamo chissà che cosa, perché siamo persi un anello, facendo gli esempi più scemi, eh? Tutto è diventato un problema. Dov'è la libertà? La libertà, carissimi, non sta solo nel fatto democratico, faccio quello che va, diciamo, tra virgolette. No, no. Quella autonomia. La libertà è questo tuo spirito che non è attaccato a nulla e ti fa diventare servo della verità. Beati i poveri, e chi lo dice questo? Ma se io sono un satollo, non mi affiderò mai a nessuno. Per essere veramente liberi, carissimi, bisogna essere capaci di affidarsi. Nel caso nostro bisogna che ti affidi a Dio. Io tante volte con il professor Boscia ne parliamo in giro. Per me oggi il più grande peccato che va in giro, sapete qual è? Per me è che l'uomo di oggi sta mettendo le sue grinfie sulla vita. La vita non è di nessuno, nemmeno la politica è proprietaria della vita. Perché se poco poco cominciamo a mettere le grinfie lì, allora verrà fuori le selezioni, verrà fuori che quello è vecchio, come si fa a sopportarlo, mancherà il welfare, caro onorevole, perché arriveremo a questi punti qua. Quello non è desiderato, non lo faccio nascere. Tu non sei proprietario della vita, nessuno di noi è proprietario della vita. Solo un aggettivo per me va bene per la vita: sacra, quindi intoccabile. Mi fermo qui perché dopo scantono su questo punto, però è così. La vita l'abbiamo fatta diventare di destra, di sinistra, musulmana, cristiana, buddista. La vita non ha aggettivi. Noi dobbiamo affidarci, perché se la vita è mia, io dico, Edoardo, la vita è tua, perché fai quello che ti pare? Ma perché non ti sei fatto meglio di come sei? Vi piacete tanto tutti? Se vi piacete tanto, perché cambiare, perché andate a fare la plastica? E se ero onnipotente, perché non ti sei fatto come ti saresti piaciuto? Pensa un po', mi faccio tanto intelligente nello studio qui, sarebbe una pacca per i ragazzi, no? Per tutti noi, invece no. Allora il Papa dice, se tu ti metti in questa prospettiva della beatitudine dello spirito, della povertà dello spirito, tu fai cammini. Beati i miti, beati i miti. Che vuol dire beati i dialoganti, beati i semplici, beati coloro, come faccio capire, che non hanno mai il nodo al fazzoletto. Mi faccio un nodo al fazzoletto, no? E stiamo educando queste nuove generazioni a legarsi tutto al dito. Perché io ho paura di un popolo, carissimo, dico in questo caso faccio di un popolo, e anche dei cristiani che stanno in questo popolo, che di fronte ai, come dire, a gravi delitti, la parola più semplice è voglio giustizia. Che vuol dire? E se il buon Dio volesse giustizia nei miei confronti, che fine farei io? Voi che fine fareste? Siete così santi per cui Dio vi abbraccerebbe sempre? Stanno nel mondo, come dice la lettera di Ogneto, come gli altri soffrono, ma sono, hanno qualcosa in più da annunciare. Beati quelli che sono nel pianto, vanno a praticare tre giorni e menano. Eppure non è l'invito a soffrire, questa purificazione delle lacrime. Questo è un popolo che non piange più, strilla solo. Vi ricordate Pietro? E quando rivede lo sguardo di Cristo che fa?
piange, pianse di Battista, pianse amaramente. E poi c'è questa iconografia che dice le lacrime hanno scavato. Noi dobbiamo essere purificati dalle lacrime, purificati dal dolore, dalla croce, dalla grande purificazione. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. Come si fa oggi? Perché ogni tempo queste beatitudini sono per sempre, ogni tempo le sue applicazioni. La giustizia. Allora no, le beatitudini ti invitano non ad andare contro le persone, ti invitano ad assumere atteggiamenti che educano le persone. Capite la differenza? Non fare commercio della vita, per esempio. Questa è la grande giustizia che oggi dobbiamo ripeterci. Non fare commercio della vita. E si fa commercio della vita. Riconoscere la dignità delle persone, a tutte le persone, soprattutto ai poveri. Quest'altra carissima, perché vi devo dire? Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Volete guadagnare il paradiso, volete essere santi? Oh, dormite già. No. Ma se volete andare in paradiso, bisogna vivere la misericordia che ci rallega. Pensa a tutto. Vado a confessare, facciamo finta come io sia con Camillo, il Signore mi dice, mettigli un randello, se arriva uno dai una botta sulla testa. Dice così, Signore. Allora, dobbiamo ricordarci che siamo tutti dei perdonati, tutti dei perdonati, tutti. E proprio perché perdonati dobbiamo diventare tutti abili a dare perdono. Che non vuol dire chiudere gli occhi, che non vuol dire alimentare la violenza di qualcuno, quasi a creare il gusto. No, l'amore non è tonto, l'amore è redentivo. La misericordia è tendata non per farti lo sconto o il condono, la misericordia ti è data per farti riconoscere che tu sei un risuscitato e come tu sei un risuscitato, cioè un perdonato, devi fare altrettanto. Abbiamo fatto l'anno della misericordia, ci siamo già dimenticati la parola. Beati i misericordiosi. Beati i puri di cuore. Quando eravamo ragazzi a noi in seminario su questa beatitudine ci hanno tormentato solo con il sesso. Qui c'è un'altra cosa, oltre questa della sessualità sulla quale dirò una parola. Voglio dare una parola di speranza. Beati i puri di cuore. Chi è il puro di cuore? Colui che non è abitato dalla falsità. Capito? Colui che non è abitato dalla falsità. Perché il falso è il compagno più autentico del divisore e del diabolos. Falsità. Custodi della sacralità della persona, questa è la prudenza. Perché io devo pensare, incontro quello subito a pensare, ma lascia perdere. Hai incontrato un fratello, hai incontrato una persona come te, liberati dal giudizio. Liberati dal giudizio. Gesù il Vangelo che dice non giudicate, non sarete. Che siete venuti a fare stasera fino a Pieste e Botte, stavate a casa era meglio. Ma voglio dire una cosina anche sulla sessualità, perché nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Marco, capito, là dove dice no, quando Gesù apertamente dice ai farisei, ma perché tu vuoi
non si lavano prima di mangiare, no? E Gesù dice: quello che contamina l'uomo non è quello che entra nell'uomo, lo dice lui, lo posso riprendere anch'io, eh? Mangia e poi dice, va a finire nella fogna, nel cesso. Lo dice Gesù, lo posso dire anche io, mica la parolaccia di te. Non esistono parolacce di te, esistono cattive parole, è un'altra roba. E poi Gesù dice, quello che contamina l'uomo è tutto quello che esce. E nel Vangelo di Matteo mi pare ci siano 7 indicazioni di cose cattive che vengono fuori dell'uomo, e il Vangelo di Marco pare siano indicate 11, ma sono sempre quelle. E tra queste c'è anche l'impudicizia. Impudicizia. Anche qui mi piacerebbe che noi adulti rieducassimo le nuove generazioni alla santità del corpo. Poi lo anticipo, forse lo dirò lunedì mattina a TV 2000, forse, ma lo dico adesso qua. Su questo campo della sessualità non abbiamo capito nulla ancora. L'abbiamo fatto diventare una cosa brutta, peccaminosa. Guardatevi un po', specchiatevi, voi siete passati tutti attraverso la sessualità e siete brutti? Una persona è brutta? Ci avete mai pensato questo? Il problema è che pur di fare i nostri comodi, noi stiamo, come dire, accontentando tutti senza dare responsabilità. Spero di dir bene. Ma l'adolescente che comincia a sentire certi impulsi, qualcuno gliela svegliati in anticipo, come la realtà di oggi, cosa gli diciamo nella nostra educazione? Gli diciamo, sii santo anche nel corpo, gli diciamo, prendi il preservativo, così non porti a casa i picci. No? Solo le mie orecchie hanno sentito questo, le vostre no? Poi succede che magari più avanti cominciano i primi rapporti, quello che volete, se rimane anche stato interessante, che gli abbiamo offerto? L'aborto. E dove è la responsabilità? Più avanti tra marito e moglie gli abbiamo offerto separando più volte. Benissimo, io non faccio il giudizio sulle persone. Quello diventa già 75 anni e le cose non funzionano più come a 18 anni, gli diamo il Viagra. Ma la responsabilità dove sta? La sacralità del corpo, il dono tra un uomo e una donna, figlioli, è una liturgia, perché c'è un atto d'amore, c'è un atto di servizio alla vita, è una liturgia, è un'adorazione di Dio. I due lasceranno il proprio padre e la propria madre, si uniranno, ma Dio può comandare una cosa negativa? Il problema è che da questo punto di vista noi, come dice, come abbiamo letto domenica scorsa, siamo diventati nudi, perché non è più un rapporto di dono, un rapporto di proprietà, di sottomissione, di uso delle persone. Mi fermo qui, perché qui sta la santità. Beati gli operatori di pace, non Torino Bello, operatori di pace. Un conto è essere pacificatori e un conto è essere pacifisti. Pacificatori. Beati perseguitati, c'è cioè fuori della mia. Però capite che le beatitudini sono una strada di santità. Io devo dire da sacerdote, da vescovo, voi da sposati, sposato politico, sposato sindaco, sposato medico, è così, frate lo stesso. Ma c'è un'altra cosina che il Papa cita, capitolo 25, San Matteo.
Lo ricordate? Questo brano, ve lo ricordate la verità? Lo ricordate? Beh, se non se lo ricordano i religiosi, meglio che se buttano via il sacco. Dice Gesù che quando andremo di là ci fanno domande. Non ci dice quanti rosari avete detto, quante messe siete andati. C'è scritto, avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero carcerato, ero straniero. Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, siete venuti a trovarmi, mi avete visitato, mi avete accolto. Ma chi t'ha mai visto? Chi t'ha mai visto? Come risponde lui? L'avete fatto a me. Questo è un altro elemento. In questo contesto sociale così problematico e difficile che ci abbiamo, noi cristiani non siamo i migliori degli altri figlioli, però noi dobbiamo alzare la bandiera del Vangelo. Anche se poi se sui social, anonimi, ma se tu vuoi dire qualcosa a me, vieni davanti, me lo dici. Me lo dici. Una volta mi ricordo in una scuola, dice, ma voi, io senti, io non ti dimostro, ti invito a casa mia, stai con me una settimana e dici quello che vuoi e fai tutto quello che faccio io. Ti alzi quando mi alzo io, preghi quando prego io, mangi quanto mangio io. Un ragazzo di dove va? Questo non decide per fare sempre quello che gli pare. Però questo dobbiamo fare. E qui voglio darvi una bella immagine che mi piacerebbe che qualche architetto che fa le chiese nuove cominciasse a rimetterlo. Ma prima di dire questa cosa dell'architetto, io vi dico di una cosa che ho scoperto 2 o 3 anni fa. Ho fatto una mostra quando ero ancora di alcune tavolette di un certo pittore Olivuccio da, non mi ricordo più, di questi che si chiamano pittori minori, e ha fatto le tavolette sulle opere di Vicenza. Allora c'è queste scene e tu vedi, guardi, osservi che sulla tavoletta ci sono delle persone che hanno sulla testa, come si chiama, la corona. Generalmente questa corona, carissimi, dove siamo abituati a vederla noi, o su Gesù Cristo o sui santi. Questo Olivuccio che ti ha fatto? L'ha messa, la corona, non l'ha messa su quel tale che dà da bere, ma su quei tali che ricevono da bere. Quindi la corona viene messa sul povero perché quello rappresenta Cristo. Quello che dà avrà la corona dopo. Adesso incoroniamo il Cristo che trovi per strada. Bellissimo. E in alcune chiese di qualche secolo fa, nella controfacciata dell'entrata, quindi sarebbe la facciata della uscita, cosa c'era? Cosa c'era? Adesso ci vedete una grande, come si chiama? Le vetrate, oppure la cantoria, no? Che c'era una volta? C'erano descritte, pitturate le opere di misericordia. Quasi a dire, sei venuto in chiesa a pregare e ad adorarmi, adesso esci, vammi ad adorare, a servire in coloro che hanno bisogno. Questa è un'altra strada della santità. Io adesso sono le 10:30, se c'è di altri 3 minuti chiudo, però c'è, perché c'è una cosina che bisognerebbe dire, non mi ricordo più dove sta, però ecco, sì, il Papa dice nel vario del capitolo 4, dice la santità
passa anche nel servizio sociale. Vi ricordate qualche anno fa che anche noi vescovi abbiamo detto, non ce ne pentiamo, l'abbiamo detto, ma lo Spirito Santo ci illumina, ci fa capire qualcosa di più. Vi ricordate che si diceva, Boscia si ricorderà, i principi non negoziabili, ma non principi, valori non negoziabili. Ed erano i valori della vita, ed è vero. Lo Spirito Santo ci sta facendo accorgere un'altra cosa. E il Papa lo mette, non mi ricordo che numero è, ma l'ho sottolineato, lo posso anche trovare. Che anche la giustizia non è negoziabile. La giustizia mica è negoziabile, la giustizia, o c'è o non c'è. L'amore verso i poveri non mica è negoziabile, o c'è o non c'è. Allora, vedete, lo Spirito ci ha fatto riscoprire questo. Che la santità ci impegna in ogni piega della nostra vita. E senza essere affannati o affannosi, costruiamola nella quotidianità. Durante il sinodo sulla famiglia, io ho percepito una grande grazia, quella di ricordare mio papà e mia mamma che ho perso quando avevo 10 anni, e di ricordare il modo loro di vivere. Erano santi. Santi. Non ho mai sentito alzare la voce. Papà che diceva alla mamma che il padre veniva sempre a mangiare tutti i giorni là, nel tempo che non si mangiava nulla, 1948. E faceva pranzo una volta sola, un pranzo, che mangiava qualcosina. E questo arrivava sempre. La mamma diceva, che gli diamo a questo qua? Papà rispondeva, Silvia, dove si mangia in tre, si mangia anche in quattro. Cioè voglio far capire che la santità sta dentro le pieghe della nostra storia personale. E vorrei finire così. Proviamoci. E la vita cambierà. Grazie. Speciale che Dio rivolge ad ognuno di noi e che è quel progetto di santità unico e irripetibile, no? E, come facciamo a capire qual è questa parola che il Signore ha posto sulla nostra vita? Io non ti so dare la regola, c'è solo una regola particolare che è questa. La meno per te. Non violentare mai la vita. Le esprimo forse un parole più, se io, che sono cardinale, avessi brigato per diventarci, avrei violentato la volontà di Dio. Se io, quando ero ragazzo, non avevo una lira, avessi chissà fatto, avrei violentato la volontà di Dio. Allora il problema è di questo, di mettersi in ascolto. Ai ragazzi delle cresime, quando io celebravo le cresime in diocesi, avevo insegnato questa piccola preghiera di 7 parole, tutte le sere, Signore, fammi capire cosa vuoi da me. E se tu glielo dici una volta, due volte, quello te lo fa capire. Perché spesso diciamo, faccio la volontà di Dio, ma è sempre la volontà nostra, o meglio, la volontà di Dio che noi abbiamo cercato di condurre la nostra. Credo che questo
Allora qui c'è un altro suggerimento molto semplice per tutti noi. Facciamo un po' di silenzio. Perché Dio parla da tutte le parti, c'è il messaggio da tutte le parti, però noi siamo fatti così, un po' di silenzio. Un po' di silenzio. Cioè il tempo per pensare, il tempo per ruminare, no? Oggi è tutto di cosa? Il nostro cervello non è fatto come un computer, è più di un computer. Il computer mica ragiona, deve fare quello che c'ha dentro. E il nostro pensare è più faticoso, più lento. E siamo entrati dentro questo costume che non c'è mai tempo per nulla. Lo spegnete il telefonino la notte. Spegnetelo. Dice, ma se muore nonna, la saprai la mattina, mica la raggiunge a mezzanotte. Ti sto dicendo delle stupidate. Ma a un bambino di 4 anni, perché hai detto a lui? Perché così so dove sta, ma mica sai quello che fa. Mica ti fai il selfie, mamma, sto dando un bacino a quello dell'adolescente. Ci siamo baciati in giardinetti, mica ti mandano un selfie loro alla mamma, mi capite come dire? Cioè ritroviamo un po' di pace. Non bisogna andare contro i mezzi che ci aiutano molto nel dialogo, no? Però non ci devono affogare. Fare spazio un po' al silenzio. Questo, per me questa è l'unica regola, pregare. Prendete 7 paroline. Ma non è io, mi insegno a il Signore, fammi capire cosa. Che devo dire domani in Parlamento? Questo è importante, perché c'è un bene comune da costruire. Un bene comune. Un bene comune, questo è fondamentale. Ma non ho risposto, figlio, ma. Allora, una domanda. Una delle cose che mi ha colpito molto positivamente di questa esortazione è la grande capacità di questo pontefice, non solo in questo luogo, però in particolare, di riuscire a rendere veramente quotidiano il messaggio. Cioè, questa anche mi è sembrato come se anche è riuscito anche a cambiare il modo di parlare, tipico di un'esortazione o di un documento comunque ecclesiastico. E questa cosa mi è sembrata molto positiva soprattutto per i giovani, o i medio giovani, diciamo, quelli che consideriamo oggi giovani, che abbracciano una fascia molto ampia di età. E proprio per quello che è il reinterpretare la santità oggi. E quindi poter credere appunto che è possibile essere santi e che è possibile veramente costruire una santità. Ora io le vorrei chiedere, sì, come potrebbe... Anche qui il come è sempre difficile. A noi vescovi, il Papa all'ultima conferenza, all'ultima assemblea ci ha detto, un conto è il messaggio e un conto, come dire, sono le regolette, no? Gli schemetti. Anche qui il come è difficile. Come è difficile. Ma a me piacerebbe dire così, uso una parola, però dopo che registrano sempre queste robe che mi dà fastidio un po'. Però, no, poi sta a sapere, tanto. Cioè, oggi in giro c'è questa idea che... E tu lo metto la porta. Esatto. Ti cancello. Uso una parola, mi chiedo scusa, che non è che non so dove usare, che se sta sul vocabolario, cioè sapere la parola similatoria. Molti pensano che la santità sia una sorta di castrazione della libertà, no? Come se Dio ci impedisse sempre questo, no, è tutto il contrario. Tutto il contrario. Faccio un esempio, molto, molto sciocco. Due faccio, uno personale. Ho avuto un incidente con la macchina mi si è rotta male. La porti là. E allora hanno stabilito una certa cifra. Mi fa. Mi devo fare la ricevuta, devo fare tutto oppure no?
E certo devi fare tutto, devi scrivere tutto. Sarebbe grave se dicessi mi dai tre e scrivi che me l'ha dato uno e gli altri me l'hai sotto banco. Mi capite? Ho pensato di educare le persone dicendo così. Vai al ristorante, i prezzi sono sempre tali. Poi c'è il vescovo, mangerà anche il vescovo, mangia anche il vescovo, perché non mangia? Allora diventi amico della persona e ti viene la ragazzetta che si mette seduta, lo inviti a sedere, ti parli un po' di dove sei, cosa scopri? E scopri che c'è un problema dentro, che è fidanzata con una persona che non la pensa come lei e dice ma adesso come devo fare io? E dice non devi solo piacere a questo ragazzo. Dovete conoscervi per poter fare un progetto di vita. Dai un suggerimento, no? Porti le persone a riflettere, a scoprire la bellezza della vita. Cioè non è che dobbiamo metterci sui brocicchi delle strade oppure dobbiamo mettere i pizzardoni, no? No, parlando ogni giorno. Questa è la missione da svolgere, molto semplice. Quindi non c'è un come scritto, è la relazione. Oggi siamo tutti indeboliti nella relazione. Le persone non si parlano più. Succederà anche a voi. Dice quello, gli mando un messaggino così non lo vedo. Succede, no? Invece no, la relazione. Ci descriviamo delle altre creature perché abbiamo la capacità della relazione. La relazione è crescita. Quindi, intanto ricordare la parola, diventa sano. Ricordiamo queste parole, mica è peccato. L'altro giorno ho incontrato una ragazzina con i pantaloni strappati. Io ho detto, ti posso dire una cosa? Che devo farti una colletta per comprare i pantaloni. Ma questi si vendono così. E questa è la stupidità. Paghi la roba strappata. E poi lo facciamo. Dato tu gli dici una parola, se vuole ci pensa. La bellezza, cioè quello che ieri era uno scandalo, oggi è un privilegio, me ne rendete conto? Allora, l'ha detto lui, lo ripeto da me, dobbiamo tornare normali. In colui che è normale è capace di fare un peccato serio, capisci che peccato, chiede perdono e lo cambia. Ma chi non è normale, chi è tutto strano, non capisce nulla. Dobbiamo tornare normali. Buonanotte, benvenuti. Come comunità, ne siamo soliti concludere la serata con una benedizione. Allora chiediamo alla Seminenza che ci dà la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. E per favore, come diceva Francesco, pregate anche per me. Con la prossima.